Il Manfredonia Calcio continua la sua marcia inarrestabile e ha battuto quest'oggi al Miramare lo Sporting Apricena, una gara con poche emozioni dove il Manfredonia ha dominato per i 90 minuti dando poco spazio agli avversari. Ma veniamo alla cronaca: al sesto minuto subito Manfredonia in gol, calcio di rigore per fallo di mani di un difensore ospite, sul dischetto il capitano del Manfredonia Trotta che trasforma per l'1-0. Tredicesimo minuto, Basta dalla destra, entra in area, supera due difensori, tira ma Leo para e subisce anche fallo. Quindicesimo minuto, Stoppiello si coordina e fa partire un tiro, la palla viene parata da Leo. Diciassettesimo, Trotta tenta il tiro a sorpresa, Leo però non si fa sorprendere, respinge e Grumo non ne approfitta. 27esimo, triangolazione al Brizio, Trotta al Brizio con tiro da parte dell'attaccante biancoceleste da dimenticare. 33esimo, ci prova Mastro Pasqua, il suo tiro termina di poco fuori. 39esimo, al Brizio vede Capitan Trotta libero sulla sinistra e gli passa la palla. Il numero 7 biancoceleste con un perfetto tiro a giro piazza la palla sotto la traversa alla sinistra di Leo e porta il Manfredonia sul 2-0. 44esimo, è Roberto ad avere l'occasione da rete, ma angola troppo il tiro e il pallone termina fuori. Nella ripresa al settimo minuto, prima azione degna di cronaca e di Roberto, tiro da fuori area che impegna Leo e mette la palla in angolo dal corner e Telera a deviare la palla tra le braccia di Leo. 24esimo, Cicerelli tenta la via del gol, il suo tiro termina di poco alto. 33esimo, ancora Cicerelli che pennella un'ottima palla al centro dell'area dove al Brizio raggiunge ma non trova il tempo necessario per deviare la palla in gol, perdendo una ghiotta occasione. 38esimo, ancora un tentativo di al Brizio servito da Trotta, la palla termina tra le mani di Leo. E in pieno recupero arriva il terzo gol per i padroni di casa, errore difensivo degli ospiti con il portiere che rilancia male la palla e termina tra i piedi di Trotta che entra in area e deposita la palla in rete siglando la sua tripletta personale e fissando il punteggio definitivo sul 3-0. Con questa vittoria il Manfredonia Calcio 1932 è a pieni punti a 24 punti in classifica in compagnia dell'altra capolista, lo United Sly, che quest'oggi ha vinto la sua gara in terra contro il Mecattaro per 2-0. Domenica prossima gli uomini di Mister Agnelli saranno in trasferta sul campo del Grottaglie.